Nei 10 anni che precedono il 1914 inizia un processo di inesorabile attrito fra i due blocchi di potenze europee, mentre tutto attorno a loro stava cambiando. L'Europa infatti non è più sola sul teatro mondiale. Nuove giovani potenze sono in ascesa, mentre le vecchie sono sull'antico piede di guerra. Il mondo è una polveriera. Manca solamente la scintilla. Nonostante le tensioni che stanno montando, nessuno vuole la guerra. Esemplare è il caso del Marocco, uno degli ultimi stati indipendenti in Africa. Qui Francia e Germania iniziano uno scontro coloniale che per ben due volte, nel 1905 e nel 1911, quasi sfocia in guerra aperta. La diplomazia riesce però a salvare la situazione. La Francia ottiene il protettorato del Marocco e il Reich si deve accontentare di una striscia del Congo francese. Poca roba, simbolo di come la Germania sia sempre più isolata e, in un circolo vizioso, diventi sempre più aggressiva nella sua politica. L'esito pacifico delle due crisi marocchine è simbolo di come i grandi stati europei non avessero la volontà di scendere in guerra per delle colonie. È nei Balcani che si trova la tomba della pace europea. L'impero ottomano sta perdendo il controllo della zona, causando una situazione di continua incertezza. Inoltre, l'Anatolia nel 1908 viene attraversata da una rivoluzione interna che porta i giovani turchi al potere. I giovani turchi sono un movimento di intellettuali e ufficiali che puntano ad un passaggio da impero autocratico, quindi corrotto e arretrato, a monarchia costituzionale. Nell'estate del 1908, un colpo di stato costringe il sultano Abdul Hamid a concedere una costituzione. L'anno successivo viene posto sul trono il fratello, Maometto V. Il nuovo regime cerca di modernizzare l'impero. Come dice però il nome, i giovani turchi sono più interessati all'Anatolia piuttosto che ad altre province come possono essere i Balcani, che anzi vengono viste come dannose o quantomeno insomma come un peso morto. Per questo motivo vengono abbandonate a loro stesse. Moti indipendentisti, rivolte e insurrezioni si impadroniscono dei Balcani. In questo caos si inserisce l'Austria che, nel 1908, annette la Bosnia e l'Erzegovina. La mossa fa arrabbiare un piccolo ma cocciuto stato balcanico con capitale Belgrado, la Serbia. Nonostante non avesse un esercito o una massa territoriale degna di nota, la Serbia gode dell'amicizia del gigante dell'Est. L'impero russo, infatti, avrebbe sempre difeso il baluardo dell'ortodossia nei Balcani. La questione diventa l'ennesimo incidente diplomatico. L'Austria non pesta i piedi solo alla Serbia, che ambisce ad una federazione di slavi del sud, ma anche alla Russia. In tutto questo, anche il Regno d'Italia non approva il gesto, che incrina i rapporti fra i due alleati. Pochi anni dopo è proprio l'Italia a riaccendere la miccia. L'occupazione italiana della Tripolitania nel 1911 e la conseguente sconfitta dell'Impero Ottomano infiammano i piccoli stati balcanici. Dietro questa sete di vendetta non sono solo i secoli di dominio ottomano, ma anche l'Impero Russo incentiva la cacciata dei turchi dall'Europa una volta per tutte. Nel 1912 Serbia, Montenegro, Grecia e Bulgaria stringono una coalizione e, in ottobre, attaccano l'Impero Ottomano. La prima guerra balcanica dura pochi mesi, le truppe ottomane sono sbaragliate. L'impero abbandona l'Europa. L'unico territorio che la sublime porta riesce a mantenere è una striscia di terra della Tracia. Sulle coste adriatiche nasce il piccolo principato di Albania, voluto da Austria e Italia per impedire lo sbocco sul mare alla Serbia. In ogni caso, la coalizione balcanica non regge a guerra vinta. La Bulgaria reputa di aver sacrificato troppo e di aver preso troppo poco. Nel giugno del 1913 si scende di nuovo in guerra. La Bulgaria attacca a sorpresa la Serbia e la Grecia. Nasce una nuova coalizione. Serbia, Grecia, Impero Ottomano e Romania sconfiggono i bulgari. La Bulgaria è costretta a cedere una parte della Tracia di nuovo all'Impero Ottomano, mentre la Romania si impossessa di una striscia di territorio sul Mar Nero. Il bilancio finale è rovinoso per gli imperi centrali. L'alleato ottomano è stato estromesso dall'Europa, mentre la Bulgaria, unico stato allineato nell'area, è stato malmenato dai vicini. La Serbia, nemica giurata dell'Austro-Ungheria, non solo ha raddoppiato i suoi territori, ma è ancora più aggressiva per la chiusura del mare da parte degli odiati Asburgo. L'Austria-Ungheria ha piani ben precisi per lo stato balcanico, specialmente ora che l'impero russo è in grave difficoltà. Abbiamo già visto i suoi problemi sociali e politici, ma il vero catalizzatore della crisi per la Russia è la guerra rovinosa contro il Giappone, evento tra l'altro sintomatico della fine dell'egemonia europea sul mondo. Gli interessi russi nell'Estremo Oriente sono riconducibili alla Corea. Nel 1894 il Giappone aveva sconfitto la Cina, prendendo il protettorato della penisola coreana, oltre che occupando l'isola di Formosa, l'odierna Taiwan. Le tensioni tra Russia e Giappone esplodono quando nel 1903, con l'appoggio della Gran Bretagna, il trono di Crisantemo decide di attaccare i russi in Manciuria. La guerra, che si prospettava una passeggiata per l'impero russo, diventa invece un bagno di sangue. Dalla dichiarazione di guerra del 1904, i giapponesi mettono subito sotto assedio la fortezza russa di Port Arthur.
Un anno dopo, nel 1905, la fortezza cade. A marzo, nella battaglia di Mukden, l'esercito russo è sconfitto, mentre la flotta russa, dopo aver girato per tutto il globo, viene distrutta a largo dell'isola di Tsushima. Nicola II non può più fare niente. Con la mediazione degli Stati Uniti è firmato il trattato di Portsmouth. Il Giappone ottiene la Manciuria meridionale, metà dell'isola di Sakhalin, e gli viene riconosciuto il protettorato della Corea. L'egemonia europea sul globo è in fase calante, e questa cosa si traduce in Asia con l'ascesa del Giappone. La vittoria sulla Russia era solo uno dei sintomi, e si inseriva in un contesto più complesso, dove era già in atto lo sgretolamento della potenza classica della regione, ovvero la Cina. Il Celeste Impero, infatti, dopo la guerra del 1894, era davvero in grave difficoltà. Schiacciato dagli interessi europei, dal periodo delle guerre dell'oppio, 1839 la prima, il popolo cinese inizia un movimento nazionalista e xenofobo. Nasce una società segreta nota in Occidente come Boxers, dal fatto che molte palestre di Kung Fu aderiscono al movimento, ma nota in Cina come Società di Giustizia e Concordia. Nel 1900 i membri della società organizzano un sistematico attacco contro gli occidentali, nota come la Rivolta dei Boxer. Questa viene spezzata dall'intervento di tutte le potenze occidentali, compresi Stati Uniti e Giappone. La dinastia imperiale Manciù non ha più il controllo della situazione. In questo retroterra culturale, un medico di Canton, Sun Yat-sen, nel 1905 fonde il Tung Meng Hui, Lega di Alleanza Giurata, ovvero una società segreta. Gli obiettivi sono raccolti nei tre principi del popolo: indipendenza nazionale, democrazia e benessere. Il movimento sta guadagnando sempre più consensi, mentre la corte imperiale ne perde sempre di più. Nel 1911 il governo decide di affidare agli occidentali la gestione delle ferrovie cinesi, e qui scatta la scintilla. Nel gennaio del 1912 un'assemblea rivoluzionaria dichiara decaduta la dinastia Manciù e elegge Sun Yat-sen a presidente della Repubblica Cinese. In aprile il generale Yuan Shikai, inviato dal governo a domare i rivoltosi, si unisce a loro, ottenendo in cambio la presidenza della Repubblica. Viene quindi cacciato il fondatore originario, Sun Yat-sen. Il più antico impero del mondo crolla ingloriosamente, ma anche la nuova Repubblica fa fatica ad andare avanti. Il compromesso che aveva permesso la creazione di questa situazione, ovvero quello fra i conservatori del generale Shikai e i democratici del Kuomintang, fatica a procedere, vacilla e dopo pochi mesi si scioglie. Nel 1913 il nuovo presidente scioglie il parlamento, dichiara illegale il Kuomintang e esilia Sun Yat-sen. Inizia un periodo di crisi e guerre civili che sarebbe durato fino al 1949. Nelle Americhe gli Stati Uniti emergono per sfidare l'egemonia europea. L'ex colonia punta a cacciare le potenze europee dal continente. Per questo inizia ad aiutare i rivoltosi cubani contro gli spagnoli. L'intervento a Cuba nel 1895 è solo il preludio. Nel 1898 l'affondamento di una corazzata americana nel porto della Habana è il perfetto casus belli. La Spagna viene rapidamente sconfitta sia nei Caraibi che nel Pacifico. Cuba diventa una repubblica democratica, mentre le Filippine e Porto Rico vengono annesse dagli americani. Sempre nello stesso anno, nel 1898, anche le Hawaii vengono annesse. In pochi anni, sostanzialmente, gli Stati Uniti stanno affermando la loro visione imperiale, proponendosi come nuova, giovane potenza mondiale. L'apoteosi arriverà nel 1914, quando viene aperto il Canale di Panama. Oceano Pacifico e Oceano Atlantico si uniscono. Ma ormai è tardi. A nessuno interessa questa vittoria di ingegneria. Il mondo sta scendendo in guerra.